Un incidente davvero terribile è quello che si è verificato per l'appunto in una pista di Donington Park in America, dove il ragazzo di 17 anni di età, che risponde al nome e al cognome di Billy Monger, per l'appunto avrebbe fatto questo incidente grave. Si trova infatti nella terza manche del secondo round della stagione della F4 britannica quando il giovane pilota inglese si trova in rimonta. Le condizioni meteorologiche non sono delle più positive e il ragazzo tenta in tutti i modi dei sorpassi tra vetture molto vicine tra di loro. All'improvviso però si ritrova davanti a una vettura molto più lenta di lui stesso. Non c'è un tempo di reazione, tutto si verifica ad una velocità pazzesca. Il ragazzo si va a schiantare direttamente contro il suo avversario e la sua monoposto si accartoccia su se stessa. I soccorsi impiegano, pensate alla bellezza, di 1 ora e 30 minuti, detto in modo più completo, 90 minuti complessivi, per estrarlo dall'abitacolo dove era rimasto purtroppo incastrato, ma per fortuna, quasi come per un miracolo, rimane in vita. Per lui però si temono dei gravissimi danni di entità piuttosto elevata, soprattutto agli arti inferiori. Vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per la visione, il video termina qua. Una storia drammatica, una storia che ci deve indurre ad una meditata riflessione che deve accorrere e deve verificarsi a tutti i costi. Grazie, un saluto, a presto.